Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e ben ritrovati a un nuovo appuntamento in compagnia dei certificati. Quest'oggi insieme a Société Générale andremo a vedere quella che è la nuova emissione. Una emissione particolarmente interessante perché è legata a un indice di nuova costituzione. Nello specifico si tratta del MIB ESG. Noi abbiamo fatto un approfondimento che trovate sul sito e che è raggiungibile dall'articolo a corredo di questo video. In buona sostanza, circa un mesetto fa è stato lanciato questo indice sulle azioni italiane che ha delle caratteristiche che sono volte a selezionare quei titoli che spettano tutta una serie di criteri ESG. Come vedremo, la composizione ha fatto sì che alcuni titoli presenti nel FTSE MIB fossero tolti a favore di realtà magari un po' più piccoline, ma comunque di media capitalizzazione. Quindi sono usciti alcuni titoli dal paniere e ne sono arrivati altri, quindi questi hanno composto poi effettivamente il nuovo indice MIB ESG Index. Andiamo quindi sul sito di Société Générale e abbiamo la possibilità, cliccando e scrivendo MIB ESG e cliccando appunto sulla lente di ingrandimento, di andare a cercare quelli che sono i prodotti attualmente in quotazione. Dico subito che ce ne sono due per il trading e uno per gli investimenti. Tant'è vero che ad oggi su questo tipo di indice non è disponibile nemmeno un ETF, quindi questi sono i primi prodotti in assoluto per poterci investire. Sia in un'ottica di trading, come detto, sia in un'ottica di investimento. Come potete vedere, abbiamo la declinazione long, la declinazione short a leva 7 e appunto il certificato benchmark o tracker che tracca proprio l'andamento dell'indice. Quindi certificato leva 7 al rialzo, qui vedete Rising. Questi sono prodotti particolarmente indicati per il trading intraday, in quanto offrono la possibilità appunto di vedere le proprie performance moltiplicate di 7 volte all'interno della singola giornata di negoziazione. Vi ricordo che questo meccanismo è particolarmente efficiente e performante all'interno della singola giornata di negoziazione. Su più giornate di negoziazione, ovviamente ci può essere un effetto negativo legato al compounding. Ecco, quindi questo per dire, se vogliamo fare un'attività di trading, sicuramente i certificati a leva 7 al rialzo e al ribasso sono molto interessanti perché mi offrono il forte vantaggio di poter beneficiare dell'effetto leva. Dall'altro lato devo fare molta attenzione a non mantenere la posizione per un periodo di tempo troppo elevato per evitare il decadimento tecnico dello strumento. Quindi questo è il prodotto al rialzo, qui come potete vedere abbiamo l'ISIN per, diciamo, investire al ribasso. Vi ricordo che i certificati prima devono essere acquistati e poi essere venduti. Questo cosa significa? Significa che se voglio prendere posizioni intraday, per esempio al ribasso sul FTSE MIB, dovrò comprare un certificato short, non posso andare a vendere un certificato. Venderò il certificato nel momento in cui chiuderò la posizione. Okay? Da ultimo abbiamo invece il tracker, quindi questo è un certificato benchmark senza leva, quindi leva 1, che di fatto replica fedelmente quello che è l'andamento del sottostante. Vi segnalo che per ognuno di questi prodotti di cui abbiamo parlato trovate tutti i dettagli, le condizioni definitive e il KID all'interno appunto della pagina dedicata. Per concludere vi posso dare qualche informazione relativa all'indice. Abbiamo fatto una comparazione tra quelli che sono le performance dell'ultimo periodo tra appunto il FTSE MIB e l'indice ESG facendo un backtest e ci rendiamo conto che sono abbastanza sovrapponibili, ma negli ultimi 10 anni il MIB ESG avrebbe fatto meglio rispetto al FTSE MIB con un massimo drawdown inferiore, e invece negli ultimi 3 anni il MIB ESG avrebbe comunque fatto meglio ma con un drawdown superiore. Invece se si considera un campione di tempo di 5 anni, in questo caso il FTSE MIB avrebbe performato meglio rispetto al MIB ESG. Al netto di tutte queste considerazioni, secondo me quello che è importante in questo momento sottolineare è che c'è un nuovo indice e che c'è la possibilità di poterci investire sia a livello di operatività
intraday con i certificati a leva, sia prendendo posizione al rialzo e cercando di mantenerla per il lungo termine se si è particolarmente positivi sull'indice di borsa. Sicuramente in questo momento c'è tanto interesse da parte degli investitori su questo tipo di tematiche, e quindi le aziende che rispettano criteri ESG potrebbero performare bene da qui ai prossimi anni. Da parte di Enrico Lanati, investire.biz, per oggi è tutto. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate.